In questi giorni ha fatto un po' sorridere, un po' pensare una polemica tra atei e credenti a suon di manifesti sugli autobus e sui muri delle strade. I primi sostengono che Dio non c'è, i secondi che c'è e come, e che anche gli atei lo sanno. Professore Sahak, perché gli atei hanno sentito il bisogno di stampare quei manifesti? Ma credo sia stato anche un divertimento. In fondo c'è chi cerca di dimostrare scientificamente che Dio esiste, come un mio collega, e c'è anche altri che invece dimostrano scientificamente che Dio non esiste. Io credo che l'esistenza o non esistenza di Dio non sia un problema risolvibile con esperimenti scientifici. È un atto di fede, sia credere in Dio sia non credere. E lei ovviamente... C'è qualcuno che ha bisogno, come? Lei ovviamente non crede in Dio. No, a me sembra che il Dio sia un'invenzione degli uomini per spiegare tutto quello che la scienza non sa spiegare, non sa ancora spiegare, o forse non riuscirà mai a spiegare, ma un'invenzione che tranquillizza, però... Appunto, è questione di fede. A me sembra una cosa infantile credere in Dio, un po' come credere alla Befana. Ci dobbiamo collegare con la Spagna, con Madrid. Si dice sempre che la Spagna è un paese molto simile all'Italia, molto cattolico come noi, un paese mediterraneo, con tradizioni simili. Perché i primi a lanciare questa campagna anticredenti, tra virgolette, sono stati gli spagnoli e anche i britannici. Ecco noi Ángela Rodicio, una bravissima, grande inviata della televisione pubblica spagnola, alla quale vorrei subito chiedere come è stata accolta in Spagna questa campagna degli atei. Buonasera a tutti. Sì, qua si chiama già la guerra di Dio sugli autobus, perché qui è iniziata a Barcellona la settimana scorsa. Si spera qua a Madrid dalla settimana prossima che ci sia questo dibattito sugli autobus. C'è la unione dei libri pensatori e anche degli atei, che sono quelli che sono un po' indietro questa campagna che ha provocato una grossa polemica e che alla fine è venuta a finire sui governi regionali. Come sapete qua a Madrid e soprattutto in Spagna c'è un stato delle autonomie, c'è un stato di governi regionali e un po' dipende dalle parti che permettono, no? L'uso di questi autobus che portano questi manifesti. C'è una cosa molto importante, della quale parlano anche gli analisti, ed è che su queste leggende, sugli autobus, si parla e si è aggiunto alla parola probabilmente esiste, probabilmente di qua di là, che vuol dire anche che è una parola legale, un termine legale per un po' difendersi dalla pubblicità nascosta che potrebbe non essere legale, no? A me mi ricorda un po' anche quell'annuncio delle birre, no? Che diceva probabilmente la migliore birra del mondo, no? Mi sembra che un po' sulla strada è finito questo dibattito che un po' i politici magari non vogliono affrontare direttamente, ma questo si sta a vedere qua in Spagna. Di recente il Papa ha detto, citando, che a volte gli scienziati hanno l'arroganza di sostituirsi al creatore. Qual è il limite, qual è il rapporto tra scienza e fede? La scienza si basa sull'osservazione e sull'esperimento e da questi trae delle leggi generali. La fede, appunto, la religione è un atto di fede e ognuno deve essere libero di credere o non credere come gli detta la propria natura. Io credo che sia stato un atto di grande arroganza quello del ministro Sacconi, che ha interferito con una sentenza della Corte di Cassazione. È stato giusto l'atto e tutta la mia solidarietà alla Presidente Bresso per avere, unica fra i Presidenti di Regione, avere detto chiaramente che la legge va rispettata e quindi si debba dare esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione. Io credo che sia veramente vergognoso che si voglia imporre contro la Costituzione a un
una persona in coma che ha chiaramente espresso quando era in condizioni di intendere e di volere che non voleva essere sottoposta a queste cure. E quindi questa alimentazione forzata è d'accordo con Antonio Socci che la Chiesa cattolica in Italia diciamo non ha molto potere e che non interviene molto? Alla grazia se c'è potere, mi pare siamo uno Stato clericale, che i nostri politici sono molto timidi rispetto alla Chiesa, non siamo riusciti ancora per esempio a avere una legge per le unioni di fatto, i gay. Ma le persone, un uomo e una donna che vivono insieme da anni e che non desiderano suggellare col matrimonio ufficiale la loro unione, non hanno i diritti che hanno tutte le unioni ufficiali, per esempio. Questa è una limitazione grave della libertà dell'individuo. Aspetti, Socci dice che la Costituzione, la legge 40 sulla fecondazione artificiale, quante remore, quanti limiti ha posto, ma ci sono cose veramente assurde, la Chiesa influisce pesantemente sulla politica, ci vorrebbe in Italia uno Zapatero. Purtroppo in Italia non l'abbiamo, abbiamo tutti politici succubi della Chiesa.